Mondi virtuali, oggetti digitali che si fondono con la realtà, occhiali che sembrano usciti da un film di fantascienza. Queste non sono scene di un futuro lontano. Le tecnologie immersive, come la realtà virtuale, aumentata e mista, stanno rivoluzionando il presente. E mentre molti potrebbero ancora vederle come qualcosa di irraggiungibile, la verità è che sono già qui, più accessibili e sorprendenti di quanto ci si possa immaginare. Ecco perché anche tu dovresti iniziare a conoscerle e provarle. Uno dei primi video di questo canale era dedicato alla realtà virtuale e da allora le cose sono cambiate rapidamente. In questi anni abbiamo approfondito anche la realtà estesa, la realtà mista e il metaverso e se vi interessano vi lasciamo i link nelle schede in descrizione per maggiori dettagli. Ma oggi vogliamo fare il punto della situazione. Dove siamo arrivati con queste tecnologie e come stanno trasformando il mondo della creazione dei contenuti? Vediamolo insieme. Prima di addentrarci nel tema, vediamo brevemente cosa intendiamo per realtà virtuale, aumentata, mista e spatial computing. La realtà virtuale o VR immerge completamente l'utente in un ambiente simulato, mentre la realtà aumentata o AR sovrappone oggetti digitali al mondo reale, come possiamo vedere nelle app di navigazione o nei filtri dei social media. La realtà mista o MR combina elementi di realtà virtuale e di realtà aumentata, permettendo agli oggetti digitali di interagire in modo realistico con l'ambiente fisico. Infine, lo spatial computing integra questi concetti, consentendo a dispositivi e spazi fisici di interagire in modi intelligenti e reattivi. Per fare un esempio, con un computer tradizionale lavoriamo su uno schermo bidimensionale, interagendo con mouse e tastiera. Con lo spatial computing, invece, lo spazio fisico attorno a te diventa il tuo schermo. Potresti vedere finestre di programmi proiettate sulle pareti della tua stanza, spostarle semplicemente muovendo le mani, o persino camminare attorno a modelli 3D come se fossero oggetti reali, il tutto senza essere limitato dal monitor. Questo rende l'interazione più naturale e coinvolgente, integrando il mondo digitale con il mondo fisico. È importante notare che tutte queste tecnologie sono collegate al metaverso, un concetto che rappresenta spazi digitali interattivi e condivisi. Anche se il metaverso è stato spesso percepito come un'idea lontana e poco pratica, è proprio attraverso l'uso di VR, AR, MR e spatial computing che possiamo costruire esperienze significative all'interno di questi ambienti digitali. Oggi la realtà virtuale e la realtà aumentata non sono più tecnologie per soli esperti. I visori sono più leggeri, più confortevoli e più performanti. Non è più necessario dotarsi di computer costosi per avere esperienze di ottima qualità. Ci basta un dispositivo standalone, come il MetaQuest, a prezzi paragonabili a quelli di uno smartphone di fascia media. Inoltre, le nuove generazioni di visori permettono di fruire sia la realtà virtuale che la realtà mista, rendendoli dispositivi molto versatili, utilizzabili non solo per giocare, ma anche per lavorare, studiare e collaborare. Persino dei semplici occhiali possono offrire esperienze di realtà aumentata e mista che solo pochi anni fa avremmo considerato fantascienza. Anche se molte persone guardano a queste tecnologie come una moda passeggera, soprattutto in questo periodo in cui l'intelligenza artificiale è giustamente il topic del momento, sono moltissimi gli avanzamenti e segnali che ci indicano che queste tecnologie sono qui per restare. La stessa intelligenza artificiale sta contribuendo moltissimo al loro sviluppo e miglioramento, risolvendo problemi tecnici che fino a qualche tempo fa sembravano insuperabili e rendendo le esperienze sempre più coinvolgenti e utili. Chiaramente non stiamo ancora parlando di prodotti di massa, ma dobbiamo considerare che ci troviamo ancora nella fase iniziale di diffusione. A questo proposito c'è un aspetto importante da tenere presente. Un video o una dimostrazione su uno schermo possono darci un'idea, ma queste tecnologie sono esperienziali. Per capirle davvero bisogna provarle in prima persona. Indossare un visore è l'unico modo per rendersi conto delle loro vere possibilità. Aumentare le occasioni per farle provare sarà fondamentale per la loro diffusione. C'è anche un'aspettativa errata, ossia che l'adozione di massa avverrà all'improvviso. Spesso si leggono titoli come il 2024 sarà l'anno della VR oppure l'anno del metaverso. In realtà non funziona così. Sarà un processo graduale, l'adozione richiederà tempo, ma chi inizia ad esplorare queste tecnologie ora avrà un innegabile vantaggio competitivo in futuro.
Per chi crea contenuti di ogni tipo è cruciale comprendere ora che le tecnologie immersive non sono qualcosa che non li riguarda. Sono strumenti che possono arricchire notevolmente le nostre creazioni. Inoltre, molte conoscenze e tecniche che già utilizziamo nella produzione di contenuti digitali hanno applicazioni dirette in VR e in AR, e viceversa. Pensiamo al caso delle virtual production, dove tecnologie tipiche della realtà virtuale e mista vengono integrate all'interno del processo di produzione cinematografica, rivoluzionandolo. Se vi interessa, abbiamo fatto un video specifico su questo argomento. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, i contenuti digitali diventeranno sempre più facili da creare e quindi il mercato richiederà competenze avanzate anche in queste nuove aree. Iniziare a familiarizzare adesso con realtà virtuale aumentata e mista significa prepararsi per un futuro in cui questi strumenti saranno parte integrante della creazione dei contenuti. Anche se attualmente non sono diffuse come i telefoni o i computer, le opportunità di apprendimento e sviluppo creativo che offrono le tecnologie immersive sono immense. Presto pubblicheremo video dedicati a questi argomenti, dove vi mostreremo in prima persona come funzionano questi media immersivi e le loro infinite possibilità nel campo creativo. Esploreremo anche i software che potrete utilizzare per creare i vostri contenuti immersivi. Quindi, se volete essere pronti per il futuro della creazione digitale, continuate a seguirci e iscrivetevi al canale. Ciao!